È stata emessa nel tardo pomeriggio di lunedì la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti della Commissione Grandi Rischi, che partecipò a una riunione che si era svolta 5 giorni prima del sisma che colpì l'Aquila nel 2009. La Corte ha assolto 6 dei 7 imputati che erano stati condannati in primo grado a 6 anni per omicidio colposo. Una sentenza gratificante, ha detto l'avvocato di uno di loro, mentre il pubblico ha accolto al grido di vergogna, vergogna la lettura della sentenza, ma ovviamente appena ci saranno le motivazioni si ricorrerà in Cassazione. Sdegno, vergogna da parte dei familiari delle vittime e anche dei ragazzi che facevano parte dei soccorritori di quel terribile giorno dell'aprile del 2009, e le polemiche sono infuriate anche sui social network. Paura a Massa di Carrara per la nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sin da lunedì e che potrebbe portare all'esondazione del torrente Carrione. Il sindaco ha disposto una ordinanza di evacuazione di una zona rossa di circa 2 chilometri, invitando la gente a lasciare le loro case o uffici. Situazione di massima allerta anche in Piemonte ed in Liguria, dove sono state chiuse le scuole. Diritti umani e libertà di stampa devono essere rispettati. Questo è il forte appello che il presidente americano Obama ha lanciato alla Cina nella sua visita ufficiale a Pechino per il vertice Asia-Pacifico. Come noto, si tratta di una posizione a cui la Cina potrebbe dire la sua nell'incontro con il capo dello Stato Xi, dove si attende anche la firma di un accordo sulla limitazione dei gas a serra per quanto riguarda il clima. Secondo voci non confermate, Obama potrebbe anche incontrare il leader russo Vladimir Putin, con il quale da diversi mesi c'è un conflitto in merito alla situazione in Ucraina.